Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con la Maullo Racing, signori, ultimi gran premi di questa prima stagione che stiamo riuscendo a portare a termine. Oggi siamo sul gran premio di Giappone e non la vedo per niente facile, non la vedo per niente facile, però speriamo bene, speriamo bene. Prima di partire dal video, signori, io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date alla serie e al mio canale. Vi ricordo di seguirmi sui social e mi trovate con Maullo941 e di seguirmi anche sull'altra piattaforma, quella viola, dove ci si trova sempre per fare delle live assieme. Detto questo, signori, io mi vado a fare le prove libere in off camera e poi ci vediamo qui pronti per fare le qualifiche e gara assieme. Bella, raga! Ok, signori, ci siamo. Ho fatto le prove libere, stanno andando abbastanza bene, diciamo, abbiamo ottenuto i nostri bellissimi punti di risorsa. Siamo pronti per le qualifiche. Allora, signori, piccolo particolare, noi abbiamo il motore a combustione interna che è praticamente arrivato, però se noi lo sostituiamo adesso, aggiungendo, andando a prendere un pezzo nuovo, praticamente cosa succede? Che ci danno la penalità. Quindi partiremo molto indietro. Quindi, siccome sicuramente nel prossimo problema dovremo andare a sostituire anche gli altri pezzi, che mi sembrano abbastanza arrivati anche gli altri, io direi per questo Gran Premio ci concentriamo su questi pezzi. Ormai distruggiamo sperando che non arrivi completamente a morire durante il Gran Premio. E successivamente nel prossimo Gran Premio prendiamo tutti i pezzi nuovi, così pigliamo tutta una penalità in un colpo solo e non ci pensiamo più. Detto questo, signore, rischiamo e andiamoci a fare le qualifiche. Ok. Giappone, siamo pronti, non ti temiamo, scendiamo in pista e speriamo. Oh, che bella giornata di sole. Domani nel Gran Premio dovrebbe piovere, signori, quindi penso che succederanno le peggio cose. Le peggio cose domani in Gran Premio succederanno sicuramente con la pioggia. Questo Gran Premio cambia completamente fisionomia, quindi speriamo di qualificarci in una buona posizione e di quantomeno cercare di non partire troppo indietro, perché partire troppo indietro con questo Gran Premio con la pioggia, dico, è proprio da suicidio. Per questo non ho voluto cambiare anche i pezzi, perché cambiare pezzi significa... Dai, ma perché stiamo guidando così male? Le prove libere l'hanno fatte così bene. Porca miseria, dobbiamo un attimino recuperare, signori. Dobbiamo un attimino recuperare un po' di posizioni. Dai, così, ok, siamo 14esimi, mamma mia, 15esimi. Mamma mia che schifo. Mamma mia che schifo, signori. Ma dico, il giro di prima era andato mo, mamma mia, meno male che ho frenato, meno male che ho frenato, pensa se non frenavamo, 22esimi, signori, mamma mia, meno male che non ho cambiato i pezzi per non partire troppo indietro, stiamo partendo malissimo, ma ieri non mi correva così, era molto più leggera, molto più fruibile, fluiva meglio, ma fluiva, si dice fluiva, fruibile, siamo 22esimi, una gara tutta in risalita per la Maullo Racing. Dopo tre successi, due consecutivi, Singapore e... Singapore è? Dove abbiamo vinto? È Singapore e Russia, signori. Torniamo con i piedi per terra, partendo ultimi. Ci portiamo anche un paletto a casa, così per ricordo. Ok, signori. Detto fatto, qualifiche terminate, la Maullo Racing parte ultima. Chiudiamo il tracciato, chiudiamo noi il Gran Premio. A questo punto quasi quasi mi piglio tutti i pezzi nuovi, signori. Vediamo se possiamo farlo, vediamo se possiamo farlo. Penso di no. Vediamo se possiamo farlo. Se possiamo farlo, prendiamo tutti i pezzi nuovi. Tanto brutto per Bandiglia di brutto. partenza per la Abbiamo gara fatto peggio Germania pure di chiusa. Giuliano, non è Bandiglia vero? sta Giuliano mettendo parte le prime tre diciottesimo. posizioni. Povera mamma, Allora, che schifo. vediamo, signori, se possiamo sostituire tutti i pezzi. Tanto avviso penalità. Ma sì, ma mettimi tutte le penalità che vuoi, dai. Pigliamo tutti i pezzi nuovi, signori. Così ci facciamo l'ultimo Gran Premio. Ci pigliamo tutte le penalità di questo mondo. Ma chi se ne. Altamente, ma si sì, piglia tutto. Tanto partiamo ultimi, quindi piglia pure questo. Ma si sì, e piglia pure. No, questo. Ma si sì, piglia pure questo. Avviso penalità, ma chi se ne frega, signori. Partiamo ultimi. Dai, è così. Sperando che me li montino. Sperando che me li montino. Perché se me li montino nel prossimo Gran Premio, siamo altamente fregati. Abbiamo fatto la scelta più sbagliata di questo mondo. Però vediamo, incrociamo le dita e vediamo che succede. Ci vediamo in pista, signori. Giuliano, lei si Guardate che sente? carino, Guardi Giuliana se Zi, sente? La 18esimo, con la vedo, tuta della la Maullo sente. Racing. Vediamo se ci hanno dato le penalità. Piedi di Sì, partenza. penalità di Piedi di partenza. 219 posizioni, signori. Puoi evitare di colpire i piloti? Penalità. Bravo, Ci bravo. hanno dato la penalità di 219 posizioni, però abbiamo i pezzi nuovi. Dai, è stato Jesse, buono. radio check. Check, can you hear me? Ok, we had a fantastic result at the last race. Let's try it again here. Ma si è drogato, ma ha fatto check 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 check, ma è impazzito. Va bene, calma signore, salta il diluvio. Ah, vero, noi stiamo...
22 cambio. Sì, mi hanno dato le penalità. Va bene, ok, l'ho capito. Non ricordavo che eravamo sotto la pioggia, signori. Quindi abbiamo proprio fatto bene a cambiare tutto adesso, perché sta gara finirà dopo pochissime curve. Ne sono più che c'è. Io non vedo nulla, non vedo nulla, signori. La cosa è gravissima, la cosa è gravissima. Vediamo di recuperare qualche posizione così, senza distruggere la macchina. Occhio che questo è Giuliano. Avvertimento con Latifi. Va bene, ok. Latifi se ne farà una ragione, perché si deve levare dai tre passi. Dai così, con calma, con calma. Andiamo a prenderci Giovinazzi, signori. Andiamoci a prendere Giovinazzi. Dai, 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 dai. Non dobbiamo strafare, dobbiamo semplicemente risalire la vetta della classifica. Siamo calmi. Siamo 19esimi. Beh, non è male 19esimi, signori. Qualche posizione l'abbiamo recuperata. Stiamo guidando molto attentamente. Te devi levare, Latifi. Rottura di scatole, mamma mia. Come sta attaccato. Allora, stiamo calmi, occhio a questa curva che è pericolosa. Però riusciamo a superare qualche altro così, staccata. Abbiamo dato una leggerissima sportellata, ma niente di preoccupante. Siamo 14esimi, buono. Buono, buono. Dai, 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 dai. Il nostro obiettivo sarebbe Ocon, che se non sbaglio partiva ottavo. Il nostro obiettivo sarebbe Ocon, signori, che è comunque il nostro rivale. Dobbiamo batterlo per forza. Dai, 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 dai. Io continuo a non vedere niente. Però il primo giro sta andando bene. Il primo giro sta andando bene. Puntiamo la Gasly, signori. Puntiamo Gasly. Puntiamo Gasly. Dai, 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 dai. No, no, mannaggia. Qui c'è la frenata brusca. Potevamo infilarlo a Gasly. Lo infiliamo. Rischiamo. Grande sorpasso su Gasly. Ci siamo buttati dentro. E non ci ha dato neanche l'avvertimento di... ecco, appunto, ho parlato troppo presto. Avvertimento per contrasto con Gasly. Va bene, siamo 13esimi, signori. Norris davanti a noi. Norris davanti a noi. Ma nessuno che fa qualche cacata terribile, nel senso qualche incidente, qualche... niente. Tutti che sono bravi, bravini, uno dietro l'altro. Siamo solo noi a far cacciare, signori. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Meno male che ci siamo noi a far cacciare, signori. Se no i Gran Primi sarebbero sempre tutti uguali. Dai così, dai così. Dai, dai, dai. Dobbiamo andare a prendere Norris, signori. Voglio almeno il decimo posto. Ocon è undicesimo. Ok, calma, 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 calma. Il nostro obiettivo ce l'abbiamo là davanti, signori. Teniamoci attaccati al gruppetto. Teniamoci aggrappati al gruppetto. Dai, 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 dai. Che poi c'è la frenatona quella... quella nella curva, quella là. Dai, 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 dai. Bello così. Dai, dai, dai. Che ora li superiamo tutti lì. Dai che ci infiliamo. Dai che ci infiliamo come se non ci fosse un domani. Dai che ci infiliamo come se non ci fosse un domani. Dai che ci infiliamo come se non ci fosse un domani. Ocon! Mannaggia. Abbiamo leggermente esagerato. Penalità. No, no. La penalità dei 2 secondi. No, non ci sto. La penalità di 2 secondi. Non ci sto, signori. Mi dispiace. La penalità di 2 secondi. Non ci sto. Allora, però siamo proprio al limite. Piccolo flashback, signori. Perché dai, perdere. Dai, stiamo facendo così bene. Superiamone uno alla volta. Dai, con calma. Con calma, con calma, con calma. Abbiamo semplicemente spinto un pochetto. Ho usato un flashback. Ok, ok. Colpevole, colpevole. Ma dai, perdere 2 secondi così. Pure la lettone significava buttare nel gabinetto completamente la gara. E non mi dispiaceva. Stiamo andando bene, stiamo sotto la pioggia. Siamo partiti ultimi. Stiamo recuperando, siamo 12esimi. Siamo a un passo da Ocon e a 2 passi dalla zona punti, signori. E a 2 passi dalla zona punti. Occhio a Norris, che mi sembra abbastanza agguerrito lì dietro. È pericoloso Norris. Attenzione a Norris. Qui è troppo lontano Ocon, quindi non riusciamo a buttarci dentro, rischieremo di distruggere la macchina come abbiamo fatto poc'anzi. E quindi non è questo quello che voglio. Dai, dai, dai. L'abbiamo fatta maluccio questa curva, perché Norris si è avvicinato. Oh, però abbiamo fatto 3 giri verdi, 3 settori verdi. Buoni, buoni. Quindi non è stato proprio un giro bruttissimo. Calma, 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 calma. Mannaggia, abbiamo perso la posizione. Norris ci ha risuperato. Porca miseria, l'abbiamo presa larghissima. Mi ho presa larghissima quella curva. Dai, 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 dai. Dai, dai, dai. Dai, 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 dai. Peccato, se non facciamo quella cagata in quella curva, riusciamo a tenere Ocon e lo superavamo alla staccatona. Ah, ma la moneta sorpassa la possiamo utilizzare. Io pensavo non si potesse utilizzare, visto il discorso. Ma porca di quella paletta.
Pensavo non la potessimo utilizzare la modalità sorpasso col fatto che pioveva, invece la potevamo utilizzare, dai è così. Scarica a terra la potenza e partiamo subito, dai, 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 che ci andiamo a riprendere a Norris. Dai che ci andiamo a riprendere a Norris, dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Dai, scarica la potenza, dai, 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 dai. Cioè, credo che mi ha sverniciato prima, Norris. C'aveva il trucchetto, c'aveva il trucco praticamente. No, mamma mia, l'abbiamo presa male. Ho frenato troppo. Ho dovuto frenare troppo perché eravamo proprio messi malissimo. Bottas in tutto questo sta a fare i migliori giri. Qui abbiamo dovuto tagliare. No, no, taglio di curva, penalità di 2 secondi. No, dai. Stavolta me la tengo, signori. La penalità di 2 secondi me la tengo. Una volta possiamo utilizzare il flashback, non 8.000 volte. Dico, ho sbagliato la curva, mi prendo la penalità. Quindi è pure inutile cercare di superare Norris e Ocon, perché non riusciremo comunque a mantenere il vantaggio. Peccato però, peccato però. Stavolta la penalità me la prendo. Stavolta la penalità me la prendo. È stato un errore mio. E ci sta, ci sta. Bisogna anche pagare dei propri errori. Quello magari ci levava l'alettone. Quindi era più particolare. Ci avrebbe distrutto tutta la gara. Ci saremmo già ritirati a quest'ora. Però quello lì di 2 secondi me lo tengo. Perché ho sbagliato io. Ho sbagliato completamente la frenata. Vediamo se riusciamo a riprendere Norris al quarto. Siamo al quarto giro, ma ne mancano due. Ne mancano uno e mezzo, veramente, più che due. Ne mancano uno e mezzo, più che due. Dai, 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 dai. Abbiamo incrociato bene, abbiamo incrociato bene. Dai che Norris l'abbiamo ripreso. Dai che Norris l'abbiamo forse ripreso. Dai, 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 dai. Ora sul rettilineo apriamo abbiamo la modalità sorpasso. E vedi come lo ripigliamo. Dai, 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 dai. Falla bene sta curva. Allargati un poco, va bene, non fa nulla. Qui frena di più. Ok. Aprilo come se non ci fosse un domani. Dai, 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 che ci avviciniamo. Dai, che ci avviciniamo a Norris. L'importante è mettere distanza anche con Gasly. 6 secondi, va bene. 6 secondi con Gasly sono fondamentali. Perché con i due di penalità riusciamo a mantenere la nostra posizione. Botta di dentro! Bello il sorpasso pulito. Non mi dare altri secondi di penalità. No, dai, ma porca. L'avevamo superato pulito, signori. L'avevamo superato pulito. Invece io di mantenere la posizione ho fatto la cretinata praticamente. Dai, va bene signori. Tredicesimi, e vabbè, ma partivamo ultimi signori. Ricordiamo a tutti da dove siamo partiti. Siamo partiti 22esimi con una penalità che tra l'altro abbiamo preso di 200 posizioni perché abbiamo cambiato tutti i pezzi. Però va bene, dai. Dai, ci stava, ci stava. Siamo tredicesimi. Se riusciamo a mantenere quei 5 secondi di vantaggio su Gasly, nonostante i 2 secondi di penalità, manteniamo la tredicesima posizione, che sarebbe tantissima roba, signori. Abbiamo pezzi praticamente quasi nuovi per il prossimo Gran Premio. Questo è molto importante. Questo è molto importante. Sì, però devo mantenerli io i secondi di vantaggio su Gasly. Porca miseria. Peccato perché erano tutti lì. Erano tutti lì. Erano tutti lì. Li avremmo potuti. Poteva essere un altro un Gran Premio diverso. Poteva essere un Gran Premio diverso. Se guidavamo bene, poteva essere un Gran Premio diverso. Perché sono tutti lì, signori. Non c'è molta distanza. Adesso abbiamo perso. Adesso abbiamo decisamente perso. Norris se n'è andato. Ma perché abbiamo giocato male. Infatti, abbiamo anche perso un secondo nei confronti di chi va. Di Gasly, che è dietro di noi. Vorrei evitare di perdere troppi secondi nei confronti di Gasly. Se di Kvyat, Gasly, quello che cazzarola è. Cortesemente, grazie. Se è possibile. Se è possibile. Se è possibile. Comunque è assurdo, abbiamo mantenuto. No, no, no. Ha vinto Bottas. Complimenti a Bottas, grande Bottas. Frena, 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 frena. Non facciamo cretinate, è giusto l'ultima curva. Ok, ce l'abbiamo fatta. Apri la modalità sorpasso, così manteniamo una certa distanza. E concludiamo tredicesimi, signori. Brutta gara. Non prendiamo punti, non prendiamo soldi dai bonus. Però abbiamo fatto una bella risalita. Abbiamo fatto una bella risalita. Siamo anche i piloti del giorno, almeno questo. Cioè, quando vinciamo non ci caga nessuno. Quando facciamo gare belle a risalire, ci danno praticamente i piloti del giorno. Va bene, va bene, va bene. Vediamo se c'è Giorgetta nostra, signori. Vediamo se c'è Giorgetta nostra. Giorgia! Ma che è piaciuto cosa? Che siamo arrivati tredicesimi.
Non è stato difficile, penso alla macchina, alla grazia di una ballerina, non credo, avevo più potenza degli altri, non direi, ho molta più aderenza di altri piloti. Dai, è così, così il nostro reparto aerodinamico è contento. La scuderia sarà felice delle tue prestazioni. Sono contento di non aver deluso le loro aspettative. Ma insomma, i tredicesimi. Hai qualcosa da dire su questo team? Ma chi se ne frega della McLaren? Come ha risposto la squadra alle condizioni Sono stati climatiche? incredibili, bravi ragazzi, bravi ragazzi! Sì, Ottimo, ed è tutto. secondo me comunque c'è una ship con, come si dice, ship, con quello del coltello cameraman. Perché non mi caga, dico, sono 80.000 gran premi, ho vinto 3 gran premi, non mi ha dato ancora il numero di telefono, secondo me c'è qualcosa sotto. 4-1, porca miseria, Ricciardo mi ha asfaltato. Quindi Ricciardo non è Ocon, perfetto, ok, ricordavo la sfida con un altro pilota, abbiamo completamente sbagliato, bella così. Allora, la nostra fama non sale per niente, perché abbiamo fatto completamente schifo. Ok, però forse sale quella della Maullo. No, non arriviamo al livello 13, ma che mannaggia. Non arriviamo al livello 12. Abbiamo preso pochissimi soldi, va bene, non ci siamo qualificati nei primi 10, abbiamo sminchiato una macchina, va bene. Una gara proprio terribile, però va bene. 3-2, 3-7-8. Va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene, signori, detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a questa serie. Io andrò avanti, ovviamente. Ci vediamo nel prossimo Gran Premio, che sarà il round 19 su 22. Stiamo arrivando a concludere questa stagione, signori. Ci stiamo arrivando. Bella, raga. Ciao!